Innanzitutto voglio precisare, sono venuto io perché comunque sono uno dei più grandi e voglio portare un Infatti, po'. ha anticipato un po' la mia domanda: come Sì. mai è venuto a parlare un giocatore che non ha giocato? Non Sì, accade sovente. è una cosa un po' inusuale, visto che comunque sono uno dei più grandi, riporto un po' il pensiero di tutti i ragazzi, di tutta la squadra. È difficile parlare in queste circostanze, in questi momenti, però i numeri parlano chiaro: 36 partite, una vittoria a tavolino, una vittoria sul campo, 9 pareggi. Noi come squadra chiediamo scusa al pubblico pescarese, chiediamo scusa ai tifosi che comunque ci hanno sempre accompagnato in tutte le trasferte. È un momento particolare, dobbiamo chiedere scusa perché comunque anche noi abbiamo responsabilità e non ci possiamo nascondere. Quindi porto un po' il pensiero mio e di tutti i ragazzi, il capitano che forse arriverà anche lui. Sì, ci hanno detto che arriverà anche Memusciai tra breve. E quindi chiediamo scusa enormemente per quello che abbiamo fatto. Abbiamo deluso le aspettative, questa è la verità. Abbiamo deluso anche la società che ha creduto in noi fortemente a inizio stagione e abbiamo deluso soprattutto i tifosi. E ci sta a retrocedere, non è che non si può retrocedere, però noi siamo retrocessi in una maniera un po' brutta. Non è un'opera di lecchinaggio o qualcosa del genere, come qualcuno può pensare, ma è la realtà. I numeri non si nascondono, i numeri sono quelli. Abbiamo fatto un campionato disastroso, abbiamo raccolto non poco, pochissimo, quasi nulla, e noi possiamo solamente fare un passo indietro e chiedere scusa a tutti. Ma adesso quest'anno ha lasciato solo macerie. Dobbiamo ripartire da queste macerie, poi non so la società insieme al mister quali valutazioni faranno e quali sono i loro pensieri. Noi per conto nostro dobbiamo solamente, ripeto, chiedere scusa a tutti e cercare se chi rimarrà l'anno prossimo di ripartire con grande determinazione e volontà. Abbiamo sempre corso, abbiamo sempre lottato, però comunque. Fa male perché non ci siamo giocati la Serie A come dovevamo e come volevamo. Volevamo fare qualcosina in più. Ripeto, i numeri sono drastici. Su 36 partite ne abbiamo perse quasi tutte, abbiamo vinto una sola partita, un'altra a tavolino, parecchi pareggi, soprattutto parecchi anche in doppia superiorità numerica. Non siamo mai riusciti a portare a casa un risultato. Ripeto, dispiace soprattutto per la gente che aveva grandi aspettative su di noi, i tifosi, anche la società, perché a inizio stagione ha puntato su di noi. E adesso ci rimane solo di chiedere scusa a tutti. Prima di lasciarti, com'è maturata questa decisione di parlare oggi, dopo questa partita di Bologna, dopo questa sconfitta dall'area, di chiedere scusa oggi e non, per esempio, nella prossima partita con il Palermo o in quella conclusiva di Firenze contro la Fiorentina? Ma avevamo già parlato con i più grandi, anche con Ledian, come Musciai, di questa situazione, quindi sembrava giusto adesso mettere in chiaro alcuni pensieri che noi già avevamo da un po' di tempo. Io credo che fino a qualche settimana fa, fino con l'Empoli, noi potevamo ancora avevamo qualche chance per salvarci, poi dopo comunque le partite successive non ci hanno consentito di farlo. Purtroppo è così, adesso covavamo da dentro questo pensiero e quindi è giusto che sono venuto io, che sono uno dei più grandi, vice capitano, quindi ad esprimere questo pensiero. Hai detto, prima di lasciarti davvero Alessandro, hai detto che questa stagione lascia macerie. Il prossimo anno cosa accadrà? Nel senso, tu per esempio credo hai ancora un anno di contratto con il Pescara, ti ha detto qualcosa la società? Hai parlato con il tecnico o è troppo presto per guardare la prossima stagione? No, ancora non ho parlato con nessuno. Certamente gli anni di contratto lasciano il tempo che trovano, ci deve essere la volontà da parte di tutti. Se la società e il mister decidono che io non posso far parte della squadra, io non avrò nessun tipo di problema, farò la rescissione, farò qualsiasi tipo di cosa. La decisione sta alla società e al mister.